Della Zattera, ecco, l'avevo riconosciuta, ma bene, ringrazio di tutto il lavoro che ha fatto. Perché avete scelto questa clip? It was the end of season one, but it was okay. He was just testing. Thank you. Buono. La stagione 1. Si è concentrato sulla partenza della Zattera, scusate. Non ha una grande fiducia nel suo capo, sta bene. This is one of our favorite scenes in the whole series, and I think it's an example of how collaborative the process is and how much, I mean, while Damon and I wrote the script for this and we, you know, we conceived the idea of the raft launch, I think the scene is aided so much by what came after it. Jack, for instance, had the idea to have the dog swim. In fact, he personally trained the dog for months. As we never could reach him on the phone, he was just out swimming with the dog. And then the final element is the music by Michael Cecchino. There's no one better than Italian composers. I mean, that's the best. And he wrote that music, and Damon and I went to the scoring session, and we have an orchestra of maybe 60 players, and they're incredible musicians, and they sight read the music. So we basically put the scene up, they get ready to record this cue. They are reading music as they played it. They've never played it before. And when it was over, it was so beautiful. Everybody in the control booth was tearing up, and all the musicians spontaneously started applauding and clapping their bows against their instruments because it was such a beautiful cue. Questa è
la nostra scena preferita, e questo è anche un esempio di grande lavoro collaborativo che facciamo insieme. Quando David e io abbiamo scritto questa scena, io poi abbiamo cominciato a pensare al lancio della zattera. Però la cosa interessante è quello che è venuto dopo, perché è stata l'idea di Jack quella di far nuotare il cane. Anzi, il fatto che questa cosa sia avvenuta ha fatto sì che Jack stesse lì a addestrare il cane per un sacco di tempo, e non abbiamo mai potuto raggiungerlo solamente per telefono perché era sempre occupato. Comunque, la musica è stata composta da Michael Cecchino, non c'è niente di meglio che un compositore italiano per scrivere la musica. E noi siamo andate alla sessione in cui la musica è stata registrata. C'era un'orchestra di 60 persone, dei musicisti veramente di grandissimo talento, che leggevano una musica che non avevano mai suonato prima, e quando praticamente è stata montata la scena sulla musica era tutto così bello che qualcuno addirittura aveva lacrime agli occhi, e hanno cominciato ad applaudire usando anche i loro strumenti su cui avevano suonato. È stata veramente una scena molto bella. Io ho una curiosità. Voi avete un ruolo di spettatori della serie, ma come tutti quanti lavorate con gli attori? Interesting. Jack is in Hawaii. We're in Los Angeles. We have no interest in meeting the actors. We've never met any of the actors. So, yeah. Jack è alle Hawaii, noi siamo a Los Angeles, tanto noi non siamo solamente interessati a incontrare gli attori, anzi non abbiamo proprio mai incontrati. Damon and Carlton said to me when we all started the show that I was the one who had to work with all the actors, and they didn't want any part of it. Damon e Carlton mi hanno detto all'inizio, quando abbiamo cominciato a lavorare a questa serie, che ero io quello che sarebbe stato incaricato di lavorare con gli attori, che loro non ne volevano sapere assolutamente nulla. Allora, il compito di un festival sia quello di favorire gli incontri. Signore e signori, Matthew Fox. Qualcuno gridava da solo. Stiamo parlando degli attori. Com'è lavorare in questo Dio santo.